Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla quindicesima puntata del radiodramma tratto dal romanzo di Carolina Invernizio, Il bacio d'una morta. Nella puntata precedente, Clara, ritiratasi nella villa in campagna, dopo una parentesi di tranquillità, riceve una visita. È Guido. Il conte le annuncia che venderà la casa di campagna e le chiede se vuole comprarla. Clara accetta, ma la discussione tra i due prosegue e i nervi di Clara non reggono. La contessa sviene e il conte Guido ne approfitta per derubarla. Quando Clara si riprende e si accorge del furto, è disperata e scrive una lettera ad Alfonso, implorandolo di raggiungerla al più presto, temendo per la sua stessa vita e per quella della piccola Lilia. Al primo ignobile passo, fatto sulla strada del vizio, ne fecero seguito 100 altri. Alla riservatezza che un giorno lo distingueva, ne era susseguita la tremenda, vertiginosa follia dei sensi. Nara lo dominava completamente. Il palazzo del conte era divenuto il ritrovo di tutti gli sfaccendati. Le orge notturne si seguivano. Nara si credeva tutto lecito e finiva per attutire ogni buon sentimento, ogni rimorso dell'anima del conte. Alcuni degli amici e scioperati compagni di Guido si consideravano onorati, ma molti resistettero a cotali bassezze. Il marchese di Chartres aveva scritto all'amico una lettera piena di disprezzo e della quale Nara aveva fatto una pallottola, dicendo che era stata dettata soltanto dal dispetto che loro deva, perché ella non aveva voluto saperne di lui. Ma a Nara non bastava essere l'amante, la favorita del conte, voleva divenire sua moglie, tanto più che il patrimonio di Guido era interamente sfumato e le ricchezze di Clara divenivano a loro necessarie. Ogni qualvolta si trovavano in bisogno, Nara minacciava Guido di abbandonarlo, gli additava gli amanti che la desideravano e gli diceva con spudoratezza che se non pensava a soddisfarla sarebbe andata a star con un altro. Guido finì per persuadersi che bisognava sbarazzarsi di Clara. Frattanto, Clara era divenuta poco meno che uno scheletro. Purtuttavia, si ostinava a vivere, si aggrappava alla vita con l'energia della disperazione. Forse, se Alfonso fosse venuto, ella, dopo avergli consegnata la figlia, sarebbe morta col sorriso della martire bisognosa di riposo. Forse anche avrebbe benedetto il Dio che la prendeva con sé. Sul pomeriggio di un giorno d'estate, Guido e Nara erano insieme in un salotto, nel palazzo del conte a Firenze. Stavano tutte e due taciturni. Guido, presso ad un tavolino, pareva intento a sfogliare un album e scriveva un biglietto che Nara, appoggiata fremente alle spalle del conte, gli dettava. Clara, avrei bisogno di parlarvi, non solo per voi, ma per vostra figlia. Questa vita non può durare ed è meglio porvi un termine. Io ho deciso di lasciare l'Italia e di rendervi la piena vostra libertà. Voi sarete del mio stesso parere, cioè di non fare un chiasso inutile, uno scandalo, di cui un giorno vostra figlia ne risentirebbe gli effetti. Bisogna quindi che io vi parli per combinare fra noi ogni cosa, senza strepito. Vi attendo domani al mio palazzo. Sarò solo. Del resto, i miei servi non potranno stupirsi della vostra presenza, perché in faccia alla società siete sempre mia moglie. Spero che per vostro e mio interesse non mancherete. Vi saluto, Guido. Quando la contessa Clara ricevette questo biglietto, trasalì. Uno strano presentimento le strinse il cuore. Avrebbe voluto rifiutare l'invito, ma capiva che se il conte desiderava di parlarle, non avrebbe mancato di cercare un altro mezzo e di fare uno scandalo che ella sentiva di dover evitare, se non per sé, almeno per sua figlia. Che fosse un'insidia non ci pensava, né voleva pensarci. Pure, l'idea di trovarsi ancora sola con quell'uomo che oramai riteneva capace di tutto la faceva rabbrividire, la spaventava. Condurrò meco mia figlia. All'indomani era pronta,
vestì la sua Lilia e ordinò la carrozza. La governante doveva accompagnarla. «Mi sembra un'imprudenza uscire. Voi dovete sentirvi male, signora.» «Non sono più che un fantasma, è vero, ma mi sento molto forte. Vivrò per mia figlia, sta sicura.» «Dove va la signora contessa?» «Al mio palazzo. Presto, Giannino, altrimenti arriverò in ritardo.» Quando la carrozza fu dinanzi al palazzo, la contessa scese sola, dopo aver deposta Lilia fra le braccia della governante. «Aspettami qui, non mi fermerò più di un quarto d'ora. Ho pensato meglio di non condurre su la piccina.» Guido l'attendeva in sala e quando la vide entrare, pallida come una morta, non poté reprimere un senso di stupore, forse di rimorso. «Se Nara non avesse fretta, ci saremmo meglio sbarazzati di lei.» Ma ricacciando tosto questo pensiero, fece un inchino a sua moglie. «Grazie di essere venuta. Ma sedete, signora, vi reggete appena in piedi.» «Signor Conte, sono venuta perché desideravo, come voi, porre un termine a questo stato di cose. Forse avrete compreso che fra noi è duopo di una separazione.» «Siamo separati da un anno, mi pare.» «Signore, è verissimo, ma ciò non basta. Per me e soprattutto per mia figlia desidero una separazione legale, in tutte le regole.» «Siete venuta qui per insultarmi?» «Non ne avevo alcuna intenzione, signore, ma secondo il vostro biglietto credevo che mi aveste desiderato appunto per intenderci circa la divisione, ma vedo che mi sono ingannata.» «Non vi siete ingannata affatto, signora. Solo io non amo far del chiasso, dello scandalo intorno al mio nome. Non amo che la società parli di noi.» «La società a quest'ora vi ha giudicato.» «Clara!» «Del resto, ditemi subito, signor Conte, quello che desiderate da me. Mia figlia mi aspetta giù in carrozza. Parlate dunque. Ditemi lo scopo della vostra chiamata.» «Ve l'ho detto. Ho deciso di lasciare per sempre l'Italia e perciò ho bisogno di una fortissima somma di denaro.» «Quello che mi avete rubato è stato l'ultimo, signore.» Guido fece un balzo. Quale disprezzo e quale orrore doveva sentire per lui sua moglie? Egli era incapace di formulare parola. «Voi avete approfittato della debolezza di una donna, di una povera madre, che non aveva la forza per difendersi. No, non avrei mai creduto che una creatura umana potesse far scendere l'uomo a un tal grado di bassezza. Ma non impallidite, signore. Nessuno all'infuori di me sa.» «Basta, signora, basta!» «Se questo discorso vi incresce, lasciamolo da parte. Voi mi avete chiamata qui perché avete bisogno di denaro. Ed io vengo a dirvi che voi non ardirete di toccare la sostanza che appartiene a nostra figlia.» «Vostra figlia?» «Mia e vostra, signore. Se volete lasciare l'Italia, i mezzi non vi mancano.» «Che dite?» «Vendete la vostra villa, signore. Io faccio conto di ritirarmi altrove, dove non sentirete più parlare di me.» «Ma voi siete venuta qui decisa di farmi impazzire.» «Io, signore? Io? Non lo credete, non è vero?» Guido, che passeggiava violentemente nella stanza, ad un tratto si fermò dinanzi a lei. «Clara, non potreste dimenticare per un istante il passato.» «Certi insulti, signore, penetrano nell'anima, in modo da non poterli più sradicare. Le mie ferite furono crudeli e la cicatrice sanguina ogni giorno. Signor Conte, ve ne prego, per rispetto a voi stesso, non ricordate più il passato.» Guido si morse le labbra e stava per rispondere sdegnosamente quando la porta si aprì e sotto quel vano d'ombra scura si disegnò la figura di Nara. «Ebbene, non avete finito ancora? E ci vuole tanto farla firmare?» «Lei qui ancora? Infami, vili, miserabili, volete assassinarmi? Lasciatemi uscire! Mia figlia mi chiama.» «Via, non rappresentiamo una commedia. Firmate quella carta
e poi ci allontaneremo. Dio si stancherà alla fine. Badate bene, non tarderà molto che sarete colpiti da una mano più possente della mia. Dio benedetto farà giustizia. E si lasciò andare su una poltrona. Nara alzò le spalle e scotendo Guido. Ti lasci dunque imporre da quella sibilla? Ella morrà prima di noi, sta sicuro, ora è tempo. E preso su di un caminetto un bicchiere che sembrava pieno di acqua limpida, cristallina, lo porse a Guido e gli fece un balzo indietro. No, non posso, è impossibile. Sarai dunque sempre vile? Nara fissò sul conte uno sguardo penetrante che pareva una sfida. A Guido corse un gelo, un brivido nelle vene. Ma, dominato da quello sguardo, afferrò il bicchiere e l'accostò alla bocca della moglie. Alle prime gocce che le inumidirono le labbra, Clara si riscosse. Bevi! Clara, che si sentiva la lingua arida, secca, prese macchinalmente il bicchiere che il conte le porgeva e bevette alcuni sorsi. Questi bastarono a farla rinvenire affatto, ma con un grido di orrore e di spavento allontanò il bicchiere e balzando in piedi. Che mi avete dato, infami? Avete approfittato della mia debolezza per avvelenarmi. Siete pazza, vaneggiate. Te l'avevo detto, Guido, perché farla rinvenire? Invece di ringraziarti si scaglia contro di te. Indietro, indietro, lasciatemi passare, voglio andar via. Firmate questa carta. Guido pose il documento sotto i suoi occhi, senza leggere, senza guardare il foglio che le stendevano dinanzi, firmò con mano convulsa e, folle di terrore, si slanciò verso la porta rimasta aperta. Attraversò la sala e l'anticamera, scese le scale senza vederle e giunse nel vestibolo sempre correndo. La carrozza l'aspettava alla porta. Cercando frenarsi, la contessa si avvicinò allo sportello che lo staffiere si era affrettato ad aprire. La disgraziata ebbe la forza di sorridere alla figlia e di dire al domestico: «Presto, dal mio notaro». Poi si abbandonò sui cuscini della carrozza e parve svenire. La governante ne fu spaventata. «Che avete, signora contessa? Vi sentite male?» «Nulla, un lieve capogiro. Sono rimasta troppo in piedi. Lilia, dai un bacio alla tua mamma. Tu mi vuoi bene, non è vero, povera bimba?» La governante capì che qualche cosa di grave era successo alla contessa, ma non osò di far parola. Solo guardando quel volto così alterato, con le labbra livide, mormorava: «Egli l'uccide, l'infame. Uccide questa povera martire. Ah, ve ne sono di quelle in cielo che hanno sofferto meno, come vi sono all'ergastolo dei galeotti meno birbanti del conte.» Mentre la cameriera fantasticava, la carrozza si fermò dinanzi alla casa del notaro. Anche lì Clara scese sola. I giovani del notaro, appena la videro, si alzarono con rispetto. Di uno di essi le si avvicinò dicendo: «La signora contessa desidera il notaro?» «Sì, forse non c'è?» «Odo si è mosso da stamattina perché ha un affare di importanza fra malo e ci ha detto di non voler essere disturbato, ma credo che per la signora faccia un'eccezione.» Così dicendo, tutto ossequioso, il giovane di studio si affrettò ad annunziarla. La porta del gabinetto si spalancò subito e sulla soglia apparve il notaro in persona, che alla vista della contessa non poté reprimere un moto di penoso stupore. Clara se ne accorse e gli stese la mano. «Voi mi trovate molto cambiata, non è vero?» «Sì, cioè, no, siete molto pallida. Ma entrate, ve ne prego, accomodatevi.» Clara si lasciò quasi cadere sulla poltrona che il notaro si era affrettato a porgerle. «Vi sentite male? Vi è successo qualche cosa?» «Ho veduto mio marito.» «Avete seguito nessuno dei miei consigli?» «Non ho avuto il coraggio.» «Ma non avete pensato a vostra figlia?» «Per lei, appunto, per il suo avvenire. Ho voluto evitare uno scandalo. Datemi un bicchiere d'acqua, ve ne prego. Ho un'arsione alla gola che mi impedisce quasi di parlare.»
Il notaro si affrettò a suonare il campanello. Due minuti dopo, egli stesso offriva a Clara l'acqua richiesta. Ah, come mi fa bene. Ora mi sento meglio. Sì, possiamo discorrere. Sedete qui vicino a me. Ditemi la verità. Come mi trovate? Un po' pallida. Un po' stanca. E nulla più. Ah, nulla di diverso dal consueto? No, forse soffrite? Ho una spina nell'anima che non mi lascia pace. Ma non sono qui venuta per dirvi questo, bensì per parlare dei nostri interessi. Avete trovata quella carta che dicevate importante per far valere i diritti di mio fratello? L'ho trovata. Grazie, mio Dio, grazie. Ora non temo più per lui né per mia figlia. Ma vi ha di più. Ha saputo dove si trova precisamente vostro fratello e spero che a quest'ora la vostra lettera sarà giunta a destino. Ma ella si ricordò allora del bicchiere che Guido le aveva offerto quando stava per rinvenire e chiese a se stessa se quella bevanda che aveva macchinalmente ingoiata non avesse contenuto qualche cosa di micidiale. Oh, sarebbe orribile, e la mia creatura... Vi sentite meglio? Sì, ma voglio regolar tutto, perché non si sa mai, dalla vita alla morte. Lasciate questi tristi pensieri, signora contessa. E se dovessi morire prima che giungesse mio fratello, io non vorrei che mia figlia andasse nelle mani di suo padre. Dopo il vostro testamento e la dichiarazione da me firmata, non è possibile. Firmata? Ma adesso mi ricordo. Anche Guido mi ha fatto firmare una carta. Che vi era scritto, Dio mio? Forse una cessione di denaro? Non so, ma quella donna aveva un sorriso orribile sulle labbra. Signore, consigliatemi voi. Mi sembra di diventar pazza. Calmatevi, figlia mia. Io stesso mi recherò subito da vostro marito. Voi? Sì, e spero di condurlo ancora a buoni sentimenti. Finché avrà quella donna vicina, egli è perduto. Quella donna la faremo allontanare. Che dite? Ma allora si farebbe uno scandalo. E credete, povera creatura, che a quest'ora non si sa per tutta la città la condotta di vostro marito? Credete che non vi si compianga? Voi foste finora molto buona, ma se date a me piena libertà di agire, avrete ancora il vostro Guido di una volta. Oh, non è possibile, non è possibile. Non parliamo più di ciò e permettetemi di accompagnarvi fino alla carrozza. È stata un'imprudenza uscire nello stato in cui siete. Dovevate mandarmi a chiamare. Oggi che giorno è? Giovedì. Ebbene, domenica verrò a desinare da voi in campagna e spero portarvi delle buone notizie. Oh, grazie, grazie. Ella si alzò a stento dalla poltrona ed appoggiata al braccio destro del notaro si ricondusse alla sua vettura. Il notaro, rientrando nello studio, scuoteva lentamente la testa. La poverina ha poco tempo da vivere, ma quell'uomo non ha dunque un cuore? Egli che dovrebbe cadere ai piedi di quella creatura di implorare il suo perdono, e invece si fa schiava di una donna perduta, che forse l'inganna, povera Clara. La contessa, tornata alla villa, dovette subito mettersi a letto. Un'immensa prostrazione l'aveva invasa. Non si sentiva più la forza di alzare una mano. Un sudore freddo le scorreva per tutto il corpo. Se dovessi morire, se mi avessero avvelenata... Ma devo io accusarlo? E se io mi ingannassi, quale rimorso sarebbe per me? E mia figlia dovrà portare la pena delle colpe di suo padre? Che nessuno lo sappia, che nessuno venga a scoprire questo segreto terribile che mi dilania.